Pescara al primo esame in trasferta di fronte alla Carrarese che al debutto ha impattato sul campo del Pontedera grazie a questo splendido tracciante di Energe. Auteri deve rinunciare al solo Diambo, non al meglio. Nell'ultimo giorno di mercato rosa innervata dai ritorni di Rizzo e Clemenza e dall'attaccante Nicola Rauti in prestito secco dal Torino. Organico di buona qualità, a dire il vero perfetto per il 4-3-3. Auteri. Potremmo sempre cambiare, perché poi bisogna anche valutare le partite che fai. Molte volte all'interno di una partita si giocano tatticamente 3-4 gare diverse, quindi devi essere bravo anche ad adattarti, ma il nostro filo conduttore sarà quello. Ma cambieremo, certo che sì, come no, io non è che sono così legato, sarebbe da stupidi. La società ha operato bene, ha fatto doppioni di alto livello in tutti i ruoli, dietro e sugli esterni eravamo già a posto, in mezzo al campo e davanti ci siamo integrati, abbiamo tutte le possibilità di scegliere, io sono contento. Sulla formazione nessun vantaggio, comprensibile, agli avversari, assai verosimile però Clemenza dal primo minuto. Il probabile 11 di Gennaro Trepali, Cancellotti, Drudi e Frascatore insidiato da Iannes nel cuore della difesa. Zappella inzita sulle fasce, a metà campo il tandem Pompetti-Memuscei, davanti appunto Clemenza e Dursi a supporto di uno tra Ferrari e De Marchi col primo in leggero vantaggio. Per contro la Carrarese, priva di Mazzarani, Imperiale e dei nazionali, l'italo-albanese Calai e l'estone Tuniav. Budget ridimensionato, squadra rinnovata, un mix di gioventù e di esperienza. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, la partita l'abbiamo messa a fuoco. Di fronte abbiamo un buonissimo avversario che ha qualità, che ha giocatori esperti, da Mazzarani a Luci, a Marino, giocatori che hanno qualità, Infantino, Dumbia, giocatori che hanno qualità tecniche, e quindi mi ha fatto un'ottima impressione la Carrarese, la partita che ha fatto, o le partite che ha fatto e che abbiamo visto, quindi è subito un bel test impegnativo, ci dobbiamo andare a calare nella realtà della C, ma lo dobbiamo fare immediatamente. Perché noi giocheremo per imporre i nostri criteri. Sistema di gioco della Carrarese 4-3-3, il probabile 11 Vettorel Trepali in difesa Grassini, il debuttante Cailotti italo-marocchino di 20 anni in prestito dalla Bologna, Marino e Girgi. In cabina di regia l'ex Andrea Luci, Mezzali, Battistella e Pasciuti che a Carpi ha fatto la storia dalla D alla A centrata con Castori nel 2015. In attacco Brabante, Infantino ex L'Aquila e Teramo favorito su Dumbia, un anno nella Berretti del Delfino stagione 2008-2009 e Galligani. Energe potrebbe partire dalla panchina. L'allenatore è Totò Di Natale, carriera top 282 gol, di cui 209 in Serie A, il 150esimo segnato proprio a Pescara nelle immagini con l'Udinese il 3 marzo 2013 contro i biancazzurri di Bergodi. Sempre all'Adriatico, l'esordio in nazionale nel match amichevole con la Turchia il 20 novembre 2002, CT Giovanni Trapattoni. Qui con la maglia dell'Empoli, la seconda rete in B della sua carriera il 24 ottobre 1999. Di Natale era appena subentrato a Cappellini, il pareggio di Federico Giampaolo dopo questa splendida combinazione con Sasasullo.